Buongiorno a tutti da Bobby Chef. La ricetta di oggi sono rigatoni con cavolfiori e acciughe e pan grattato. Ok? Allora, per la prima cosa andremo a lavare bene i cavolfiori. Ok? E poi dopo andremo a tagliare la cipolla e l'aglio e andremo a far soffriggere. Ok, ci vediamo dopo per il prossimo passaggio. Eccomi qua, allora dopo aver fatto bollire l'acqua andiamo a sbollentare i nostri cavolfiori per circa 8 minuti. Ok, Alexa, timer 8 minuti. Intanto dopo noi andremo a preparare il soffritto. Ci vediamo dopo. Eccomi qua, allora nel frattempo che stiamo sbollentando i cavolfiori andremo a tagliare la cipolla. E prepariamo tutto per il soffritto, ok? Ok, adesso andiamo anche a preparare l'aglio. Ok. Poi andiamo a prendere le nostre radici, le tagliamo a pezzettini. Peperoncino a parte e quindi ci vediamo dopo per il soffritto. Ok, a dopo. Eccomi qua, allora le cimette sono pronte, andremo a scolarle. Ok. Tanto l'acqua va. Le nostre cimette sono pronte. Adesso andremo a mettere la pasta. Facciamo cuocere. Alexa, timer 13 minuti. 13 minuti, a partire da ora. Ok, ci vediamo dopo. Eccomi qua, allora manca 3 minuti la cottura, andremo a dorare la cipolla con filo d'olio. Ok, andremo a far dorare cipolla e aglio. Intanto la nostra pasta sta andando. Fiori scolati,
andiamo a inserire le nostre alici e il peperoncino. Ok. Allora abbiamo fatto dorare, adesso andiamo a inserire i nostri cavolfiori. Spegniamo la pasta e andiamo a scolare. Andiamo a inserire la nostra pasta. Nel frattempo andiamo a scaldare un po' d'olio. Eccoci qua, abbiamo messo in padella. Andiamo a mettere un po' di acqua della pasta di cottura, ok? Una spolverata di pepe. Io direi che la pasta è a posto e poi eccoci qua, l'ultimo passaggio, abbiamo messo un goccio d'olio, andiamo a far tostare il pangrattato, ok? Eccomi qua, allora i nostri rigatoni sono pronti, che andremo a impiattare. E per concludere andremo a mettere un po' di pangrattato. Ecco qua i nostri rigatoni cavolfiori pangrattato e alici. Buon appetito a tutti, questa ricetta la dedico al mio amico Nicola, farmacista, che è in prima linea da un paio di mesi circa, e spero che gli piaccia questo piatto che gli ho dedicato. Un abbraccio a tutti e alla prossima ricetta da Bobby Chef. Ah, dimenticavo, il classico brindisi. Oggi abbiamo Mozza. Buona giornata a tutti da Bobby Chef.